Luca Monteforte, anche la seconda partita del campionato non porta punti, quindi un campionato che non parte come quello dell'anno scorso, e quindi quali sono le tue conclusioni dopo 180 minuti di gara? La prima sbagliata, la Verbania, oggi no. Oggi la partita l'abbiamo persa per gli episodi, chi ha visto la partita si è reso conto che noi non meritavamo di uscire dal campo 3-0. Ma episodi veramente particolari dove sbagliamo noi, perché non facciamo rigore, non facciamo gol facili, però la squadra ha giocato, secondo me, ha dominato a lunghi tratti la partita. Purtroppo il risultato è molto negativo, bisogna incartare, portarcela a casa e poi reagire. Però oggi ho visto un Ligorna tornato a livelli importanti contro una squadra, la Caronese, che è nel novero delle squadre che vuole vincere il campionato. Hai cambiato molto rispetto all'anno scorso sotto il profilo dei singoli, e ci sono ovviamente tanti giovani magari da inserire nel gioco. Sono molto soddisfatto della squadra che mi è stata messa a disposizione e io penso che presto, naturalmente dobbiamo ancora fare un po' di percorso assieme, però io sono convinto che questa squadra possa arrivare all'obiettivo che ci siamo prefissi, che è rimanere in categoria, giocare un buon calcio come abbiamo fatto a lunghi tratti oggi contro, ripeto, una squadra che è di prima fascia sicuramente. Avere quasi sempre il dominio della palla, fare palle gol, mettere dentro 20 palle in area di rigore vuol dire avere fatto sotto l'aspetto della prestazione una gara importante. Il risultato ci condanna e c'è poco da dire. Testa alla Fezzanese. Testa alla Fezzanese, sicuramente, la terza partita, se andiamo là con questa convinzione e facciamo un po' meglio negli ultimi metri e stiamo attenti a qualche disattenzione che abbiamo commesso dietro, secondo me possiamo fare una grande gara.